Che tipo di persone conoscerete una volta arrivati a Londra? Di tutti i tipi, di tutte le razze, da tutte le provenienze possibili. Vedrete davvero cosa significa l'alterità e l'accettazione di tale alterità. Ci saranno persone buone, persone indifferenti e persone anche cattive. Ragion per cui il mio consiglio per voi è quello di circondarvi di persone positive e che vi diano coraggio e supporto nella vita di tutti i giorni. Le cattive amicizie si fanno ovunque, a Londra è molto più facile, anche perché è una città di passaggio, ci sono tantissime persone senza scrupoli che non hanno davvero un minimo timbro d'animo, queste persone non ce l'hanno. Vi possono portare sulla cattiva strada, vi possono far commettere degli errori che inevitabilmente pagherete per tutta la vita. È facile riconoscere chi davvero è una buona persona, basta guardarlo negli occhi, basta parlarci un paio di ore per capire effettivamente se quella persona è una persona genuina. Ho visto davvero tante persone perdersi, brave persone che si sono magari trovate in situazioni davvero sgradevoli e che poi dopo hanno dovuto davvero pagarla sulla propria pelle con la legge e soprattutto con se stessi. Attenzione, fate estremamente attenzione con chi uscite, talvolta vi potreste trovare in situazioni davvero brutte. Invece se siete circondati da persone positive, genuine, davvero ragazzi vi sentirete molto a casa, perché lì si andrà costruendo una nuova famiglia. La famiglia di origine è quella che si porta sempre nel cuore, anche se state lontani da casa, ma lì ci sarà una nuova famiglia, nuove dinamiche, magari può nascere un amore, purché sia genuino, è chiaro, non per interesse, per dividersi magari le spese di un alloggio e né per solitudine. L'amore nasce inconsapevolmente, senza decidere. Io amo e non so il perché amo così tanto, e questa cosa, se ci penso, mi fa innamorare ancora di più.